Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Oggi lo stadio è decorato a festa con i colori nero-azzurri e non è certo una sorpresa. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Serve il compagno più indietro. Non c'era spazio. Ecco un'occasione di contropiede. Junior Messias ha incontrato un degno avversario, non avanza oltre. Opportunità di ripartire. Vede lo scatto e cerca la profondità. Se ne va. Qui ha cercato il traversone. Insomma, poteva farlo meglio. Sabelli. Provano a partire in velocità. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Palla Mkhitaryan. Badel prova il passaggio lungo, la giocata però non gli riesce. E toglie la palla dalla zona rossa. C'è l'opportunità per il contropiede. Tocco prudente al portiere. Lancio lungo del portiere. Riceve la palla. Barella. Cercano l'azione veloce. Prova ad andare via con eleganza. Prova a darla profonda nello spazio. Ci prova. Tiro davvero da dimenticare. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Lautaro Martinez sceglie di andare per vie verticali. Tenta la conclusione. Ha salvato la sua squadra a portiere battuto. Si è sacrificato ed è stato decisivo. E sbaglia malamente il passaggio, inguardabile, che peccato. Sfugge all'avversario con un numero. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Riceve pronto al tiro e c'è il gol dell'Inter. Prima rete per l'internazionale. L'ha messa lì dove il portiere non può arrivare, una perla. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta, la sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. A 0 dunque. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Vasquez. E passa. Vediamo se può capitalizzare. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. Junior Messias! E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. E fa su il rinvio degli avversari. Di Marco ci prova con un pallone profondo. Pallone interessante, in verticale. Ecco il traversone. Palla del portiere, ha bloccato senza problemi.
Prova a giocarla in profondità. Di Marco. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Sabelli. Sceglie di andare per vie verticali. Barella. Un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Vede lo scatto e cerca la profondità. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Il fischio dell'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo e a riposare. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Che primo tempo hai visto, Luca? Quanto potessero far male in contropiede lo sapevamo. Schierano ottimi interpreti per trarne il massimo beneficio. Non è un caso che abbiano trovato il vantaggio su un capovolgimento di fronte. 1-0 dopo il primo tempo. Già in azione con la seconda parte di questa gara. L'Inter deve scegliere che strategia adottare ora. Continuare a spingere e cercare un altro gol, oppure aspettare l'avversario e puntare al contropiede. Di sicuro non possono pensare solo a difendersi, sarebbe troppo... La conclusione! Barella. Arnautovic. Vuole sfruttare lo scatto. Supera il diretto avversario. Grande risposta di José Martínez. Gli lega la gioia del gol, che parata! Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Calcio d'angolo battuto corto. Riceve il passaggio. Prova il tiro! Difesa ancora decisiva. Mette il turbo. Qui può partire il contropiede. Avanza deciso. Gudmundsson a sinistra con il passaggio. La mette al centro. Passaggio intercettato. C'è il tiro. Parata strepitosa di Sommer. Che parata! Certo, non un intervento di routine. Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile fare meglio di così. Attenzione, una sostituzione. Nuove energie dalla panchina. Vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Ora proveranno a sfruttare la sua velocità per colpire gli avversari in contropiede. Si propone in mezzo. Non è troppo lontano, cerca il tiro. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Con la difesa ben piazzata, lui ha cercato la magia da lontano. Ma magari un'azione ragionata avrebbe avuto un esito migliore. Badel. Barella. Straordinaria motivazione da entrambe le parti. All'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà difensiva. Junior Messias. Occasione per il contropiede. Mkhitaryan. Non si fa superare. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. Prova a darla profonda nello spazio. Dumfries ha spazio per affondare. Incornata! Ce l'hanno fatta! Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. Un grande colpo di testa, ha colpito perfettamente il pallone come voleva. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Due sostituzioni, rapida successione. Gol per l'Inter. Ha segnato al 66esimo minuto, numero 23. Cambio di giocatore. Sostituzione per l'Inter, numero 8. L'Inter può gestire un comodo vantaggio di due reti. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare.
Ecco un'occasione di contropiede. E trova bene il compagno. Ci prova con un pallone profondo. Ha la possibilità di andare verso la porta. Commette fallo, l'avversario forse era già entrato in area tra l'altro. L'arbitro ha indicato chiaramente il dischetto. Prepariamoci ad assistere a un tiro dagli 11 metri. Attenzione, un cambio. Il portiere adesso ha bisogno di un miracolo per salvare la sua porta. E forse così riuscirà a salvare anche la partita. Grande risposta di José Martínez. Che occasione sprecata. Il rigorista ha sprecato una grandissima occasione. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Soltanto uno battuto dagli avversari. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Che rischio si è preso con questo pallone? Vede lo scatto e cerca la profondità. Bell'intervento difensivo. C'è il colpo di testa! Bel tiro! Sono andati vicini al gol. Non è riuscito a trovare lo specchio della porta, ma doveva tirare. Pallone interessante, in verticale. Francesco Acerbi. Prova a darla profonda, nello spazio. Marcos Thuram. La dà indietro per evitare grane. Badel. Allarga il gioco. Scatta verso il pallone. Si è fatto trovare pronto, scattando al momento giusto. E trova il compagno. Opportunità di ripartire. Barella. Intervento decisivo. Qui può partire il contropiede. Junior Messias. Lo sposta di peso e gliela porta via. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Eh sì, intervento che ha del miracolo. Conclusione. Palla in fondo alla rete. Hanno trovato un gol pesante all'ultimo respiro. Doveva solo appoggiarla in porta. È stato lasciato troppo libero. Difesa davvero pessima. La zona davanti alla porta va presidiata meglio. Probabilmente i difensori non si sono capiti. E ora è tutto di nuovo possibile. Davvero un gran finale. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Sceglie di andare per vie verticali. Può colpire. È un grande riflesso qui. Si esprime in un buon intervento. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. E siamo al loro terzo corner. Due per gli avversari. Riceve un pallone interessante. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Dumfries. L'arbitro controlla il cronometro. Tocco preciso. C'è l'opportunità per il contropiede. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Pallone di ritorno verso il centro. Calcio di punizione, posizione interessante e manca poco al termine. E qui ci poteva stare anche l'ammonizione, l'arbitro l'ha graziato. Impossibile calciare da posizione migliore. Hanno la possibilità di incrementare il vantaggio con questo calcio di punizione.
ecco il tiro. Bella apertura. Lautaro Martinez, trovano la rete. Un gol adesso è molto difficile da recuperare. Opinioni sul gol? Su un tiro così, raso terra, ci vuole grande reattività. Spesso è molto più difficile da parare di quello che sembra. E a questo punto finisce così. Non c'è più tempo. Ed escono meritatamente vittoriosi dopo una grande partita. Hanno dimostrato personalità, impegno e sicurezza oggi. Lautaro Martinez è stato giustamente votato come migliore in campo. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Hanno giocato bene, scegliendo di attaccare e sfondare soprattutto per vie centrali. E grazie alla qualità di questo gioco offensivo sono riusciti a ottenere una vittoria meritatissima.